Buongiorno, mi chiamo Forrest. Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata di questi qui. Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Quelle scarpe devono essere comode. Scommetto che con quelle ci cammina tutto il giorno e non sente niente. Magari ce le avessi così anch'io. Mi fanno male i piedi. Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose. Dove va? Dove sta? Quante scarpe che ho messo io. Scommetto che se mi sforzo tanto riesco a ricordare il primo paio. Mamma disse che quelle mi portavano dovunque, disse che erano le mie scarpe magiche. Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre. Certi fatti te li ricordi bene, altri invece per niente. Strano, perché io non mi ricordo quando sono nato, io non mi ricordo cosa ho avuto il primo Natale e non so quando è che sono andato a fare la prima scampagnata. Ma certo vi ricordo la prima volta che ho sentito la più dolce voce che c'è al mondo. Non avevo mai visto niente di così bello in vita mia. Somigliava a un angelo. Lei mi insegnava ad arrampicarmi e io le facevo vedere come ondeggiare. Lei mi aiutava a imparare a leggere e io le facevo vedere come dondolare. Era la mia amica più specialissima, la mia unica amica. Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni. Certe persone non ci credono, ma invece è così. Lo so che non mi crede se glielo dico, ma io corro come il vento che soffia. E da quel giorno, se andavo da qualche parte, io ci andavo correndo. Di solito correvo per arrivare dove stavo andando. Non ho mai pensato mi poteva servire. Si ricorda che le ho detto che Jenny non voleva mai tornare dai suoi? Sua madre era andata in cielo che lei aveva 5 anni. E suo papà era una specie di contadino. Era un uomo molto affettuoso, stava sempre a baciare, a toccare lei e le sue sorelle. Mamma diceva sempre che Dio è misterioso. È il mio autobus questo. È il numero 9? È il numero 4. Mi ha fatto piacere parlare con lei.